Allora, qui siamo in uno dei siti individuati come idonei dalla Carta Nazionale delle Aree Idonee fatta dalla Sogin. L'area comincia da questo punto, grosso modo, e si estende per circa 3 chilometri verso quella direzione, verso ovest. Quello che vedete là è il Monte Cimino. Quello che vedete di fronte a voi è il Soratte, e tra questa zona, che è una delle zone individuate come idonee nella Carta Nazionale delle Aree Idonee a ospitare la discarica dei rifiuti radioattivi a media, bassa e alta attività, tra questa zona e il Soratte c'è l'abitato di Civita Castellana, che si trova a circa 3,5 km, 4 km da questo luogo in linea d'aria. Quello che vedete invece ad est, quell'abitato che si vede sulle colline, è l'abitato di Magliano Sabina, che si troverà a circa 2,5 km da questo sito. Praticamente tra questo sito e l'abitato di Magliano Sabina c'è la Valle del Tevere. L'abitato che si vede più lontano sono i primi abitati dell'Umbria, quello dovrebbe essere Calvi dell'Umbria, e più a sinistra si vede le prime case di Otricoli, sempre in Umbria. Spostandoci verso nord si vede dietro a quelle colline, non si vede, ma dietro alle colline c'è l'abitato di Ortescalo e di Orte. Invece più ad ovest si vede i contrafforti del Monte Cimino con l'abitato di Soriano, che sarà in linea d'aria a 10 km, ma l'abitato di Soriano ha a circa 4 km un altro sito individuato come idoneo. Poi abbiamo Gallese, che è subito qui a 2 km, 1,5 km, 2 km da questo sito, e quello che vede sulle alture sono i Monti Cimini con tutti gli abitati: Fabbrica, Carbognano, Vallerano, Vignanello, dove Vignanello è un sito, è uno degli altri siti previsti. Poi dietro a questi alberi, a circa 3 km, c'è l'abitato di Corchiano, che a sua volta ha a circa 1,5 km ho individuato un altro sito considerato idoneo. Siamo praticamente sui bordi della Valle del Tevere. Questi corsi d'acqua, che qui non si vedono perché stanno all'interno delle forre, portano la loro acqua tutta nel Tevere e sono alimentati dalle falde più superficiali, le falde acquifere più superficiali, che si trovano anche a breve profondità, che diciamo doveva essere uno dei criteri di esclusione previsti dalla guida tecnica 29 per individuare le aree potenzialmente idonee. Tutti questi corsi d'acqua, c'è da tenere presente, vanno verso il Tevere, che come ben sapete è il fiume insomma, che passa a Roma. Per cui tutto quello che accadrà qui sopra, che accade qui sopra, che accadrà in futuro qui sopra, potrà arrivare di fronte a un incidente anche nel Tevere e quindi anche a Roma. Praticamente questa è una delle aree considerate idonee, dicevamo, e su cui il comune di Gallese e tanti altri comuni, insieme al comune di Corchiano, al comune di Vignanello, perché le altre aree sono a 6-7 km da questa, mentre un'altra area è esattamente oltre la forra, che qui non si vede ma che si trova sul fondo di questa valle, dalla parte opposta. Forra del Rio Fratta, Sì, quella è la fora di Rio Fratta. che è monumento naturale. È un monumento naturale, più avanti è un monumento naturale, e circa a 2 km da questa zona, a 3 km, c'è il monumento naturale Pian Sant'Angelo, che è il monumento naturale, come prima dicevamo, che viene anche chiamato Oasi del WWF. Questa è una zona abitata, i cittadini si sono, diciamo, occupati di questo tema delle scorie in modo molto assiduo, tant'è vero che tutti i cittadini che vivono in queste zone hanno esposto la loro contrarietà a questa scelta. E ci troviamo praticamente nella zona di confine tra Gallese e Corchiano dal punto di vista amministrativo. L'abitato di Gallese si vede abbastanza bene, a circa 1,5 km da questo punto, lì sono le case della periferia di Gallese, e su questa zona verranno realizzate le colline artificiali dove si interreranno per 40 anni i rifiuti radioattivi provenienti da tutta Italia. Rifiuti che derivano dalla demolizione, dallo smantellamento delle centrali nucleari che sono state dismesse dopo il referendum, e che comunque vengono anche prodotti dalle tutte le attività industriali e sanitarie che si svolgono in Italia. Tenete presente che purtroppo la scelta nucleare sta venendo nuovamente di moda, come sta affermando anche l'attuale governo, per cui si prevede che in futuro verranno realizzate nuove centrali nucleari, e naturalmente il sito dovrà ospitare anche i rifiuti che queste centrali nucleari produrranno. Centrali nucleari che, come ben si sa, producono scorie altamente radioattive, e questo deposito, questa discarica, era inizialmente prevista per depositare i rifiuti a bassa e media radioattività. Poi, successivamente, si è deciso di ospitarvi temporaneamente, ovvero per 100 anni, e anche rifiuti ad alta attività.
cioè i rifiuti che derivano dal smantellamento o dalla produzione nucleare, delle centrali nucleari, e che comunque sono rifiuti che decadono in decine di migliaia di anni. Cioè si è utilizzata una struttura una metodologia tecnica prevista per rifiuti che avevano un tempo di decadimento da pochi anni a qualche centinaio di anni, per ospitarvi quelli che decadranno in decine di migliaia di anni. Questa è la scelta che è stata fatta dalla Sogin, e basandosi sulle prescrizioni date dalle guide tecniche che via via si sono avvicendate. Sono naturalmente una cosa che fin da subito abbiamo fatto notare che non andava bene, perché se tu costruisci un ragionamento tecnico basandosi su un obiettivo, poi se cambi l'obiettivo devi cambiare anche il ragionamento tecnico, non puoi mantenere lo stesso tipo di obiettivo con un ragionamento tecnico di tipo diverso. Ora, questa cosa è stata fatta presente durante i seminari della Sogin, sia dai comuni sia da tutte le associazioni che hanno presentato osservazioni, tra cui anche a Gallese, oltre al comune anche la Prologo di Gallese, dai comitati cittadini come quello di Corchiano, dalle amministrazioni comunali di Gallese, Corchiano e Vignanello, ma nessuno praticamente poi ha dato delle risposte in quella sede su queste problematiche che abbiamo detto poco fa. Ora ci troviamo di nuovo a combattere contro questa scelta, una scelta che in futuro sarà ancora più impattante, perché è vero che, come qualcuno diceva prima, che le centrali nucleari sono dismesse grazie a un referendum diciamo fatto nel 97, però ormai le scelte stanno andando tutte nella direzione di costruire nuove centrali nucleari, anche in Italia. E le aziende che stanno investendo molto su questo settore si trovano tutte, ad esempio, tra il Piemonte e la Lombardia. Io credo che sia il momento di dire che chi produce e produrrà gran parte di questi rifiuti ad alta attività si tenga anche diciamo, gli scarti che queste attività producono. Certo, cioè se non si individua un sito dove depositare i rifiuti nucleari, viene meno anche la possibilità di costruire nuove centrali, perché comunque sia, finché non si passerà alla fusione nucleare, le centrali nucleari produrranno sempre delle scorie, come ha detto anche il Nobel Parisi in una intervista di circa un mese fa. Cioè, certo, questo sarebbe, darebbe, diciamo, la stura, aprirebbe la falla, in modo tale che poi divenga possibile realizzare nuove centrali nucleari. Solo in questa parte del Viterbese sono stati individuati dalla Sogin almeno 5 siti potenzialmente idonei. L'idoneità di questi siti è contestabile, abbiamo provato a contestarla durante le fasi preliminari, perché questa storia è iniziata nel 2021, in cui abbiamo fatto presente che tutte queste aree ospitano il sottosuolo delle falde acquifere. Una alimenta anche piccole sorgenti che hanno un'importanza storica, come la sorgente di San Famiano a Lungo, che dal punto di vista storico e religioso per i gallesani è un'importanza notevole, per noi gallesani è un'importanza notevole, e alimenta anche le falde che danno acqua ai corsi d'acqua, come il Rio Fratta, che sta subito a 200 metri da qui e che giunge al Tevere. L'acquedotto di Magliano Sabina, sì, la vecchia stazione di pompaggio dell'acquedotto di Magliano Sabina si trova proprio qui sotto, a circa un chilometro da questo punto. Per cui siamo in un'area che
problematiche ambientali ne ha tante, ma anche un'area di pregio dal punto di vista ambientale. Perché? Perché ci sono molte coltivazioni biologiche. Se procederemo su questa strada vedremo dei cartelli di aziende che producono biologicamente nocciole e ulivi e olive. E non solo, a circa 3 km da qui c'è il monumento naturale di Pian Sant'Angelo del WWF, detta anche oasi del WWF. Allora, la cosa importante in questa fase è che bisogna riconoscere che le regioni che hanno aree idonee come il Piemonte e che sono anche le regioni che stanno incidendo sulle scelte nucleari perché hanno le industrie che producono tecnologia legata al nucleare, giustamente vogliono fare questa scelta, si tengano ciò che il nucleare produce, non la possono scaricare su altre zone dove il nucleare non hanno mai avuto a che fare col nucleare. In Piemonte ci sono società che hanno ricevuto 500 milioni di euro da fondi esteri per sviluppare il nuovo nucleare e non possono poi scaricare sulle regioni dove questo non è avvenuto i rifiuti che questa tecnologia ha prodotto e produrrà. No, che produrrà non lo sappiamo. Lo produrrà. No, ti dico produrrà, ti dico perché. Perché non è che stanno facendo la fusione, stanno facendo i mini reattori nucleari che vogliono fare da 200 megawatt. C'è una società, la New Cosmo, che si chiami, fatta al Politecnico di Torino, che ha ricevuto... Ma che è produttiva, hanno preso, ma che i fondi esteri danno 500 milioni per fare sperimentazione? Danno 500 milioni perché devi costruire. E il ministro dell'Ambiente, Fratin, ha detto chiaramente che nei prossimi anni questo si farà. Per cui si prevede che già la New Co, che ha già acquistato immobili per diventare produttiva, è pronta per realizzare questi reattori nucleari. Il è certo che cancella il referendum. Per cui io credo che da cittadini di queste regioni... Certo. Niente, io volevo in chiusura, a supporto di tutto quello che è stato detto, ribadisco con forza che la mobilitazione dei cittadini e quindi dei comitati è fondamentale in questo percorso di lotta. Noi siamo convinti che parallelamente a tutto quello che è istituzionale vada fatto un percorso di lotta decisa e di più ampia partecipazione da parte dei cittadini. Soltanto così forse si riuscirà a vincere questa battaglia che riteniamo che oltretutto è anche di civiltà e è a difesa e a tutela di un territorio che, come avete visto grazie alle bellissime riprese che si stanno facendo, è di natura completamente, vocazione completamente diversa. Quindi dobbiamo assolutamente lottare affinché questa discarica non venga installata nelle nostre zone. Vogliamo dire che a chiusura volevo ricordare che il coordinamento dei vari comitati sta organizzando altri eventi, altre manifestazioni importanti per ancora di più sollecitare ed informare quelle pochissime persone che veramente ormai non hanno ben intuito quello che sarà la reale devastazione del territorio per essere sempre più forti e sempre più incisivi nel non far effettuare questa sciagurata e scellerata scelta che dovrebbe il governo e Sogin installare in questa zona. Quindi a breve ci saranno delle nuove iniziative ancora sempre più forti fino a che non sarà definitivamente scongiurato il pericolo di questa installazione.
tutti, buonasera, io sono Gianni Mescolini e sono uno dei tre portavoce del Comitato Cittadino di Callese contro le scorie nucleari, quindi contro l'ipotetica installazione di questa discarica di scorie nucleari. E niente, adesso passo il microfono al mio collega di lotta, Ciao, io sono Rodolfo Ridolfi, presidente del Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Cortiano e della Tuscia, che è nato proprio per far fronte alla malaugurata ipotesi di realizzazione del deposito nazionale delle scorie radioattive a Cortiano e in tutta la Tuscia. È una lotta nata subito appena pubblicata la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee. Ci siamo costituiti noi comitato, ma anche altri comitati. Oggi battezziamo il quarto comitato per la salvaguardia del territorio di Canino e della Tuscia. Questo è il quarto, cioè abbiamo quasi un copyright su questo nome, che ha adottato lo statuto, ha adottato la documentazione e si muoverà insieme a noi, insieme a tutti gli altri comitati e associazioni per far fronte a questa purtroppo malaugurata evenienza. Adesso ci troviamo qui a Gallese, a confine con Cortiano, un luogo incredibile che è San Famiano a Lungo, che abbiamo scelto perché è particolarmente rappresentativo anche delle ragioni per cui diciamo no al deposito di scorie e per cui secondo noi la Sogin ha mal interpretato caratteristiche del territorio che l'hanno portato a sceglierlo come idoneo a ospitare il deposito di scorie. Perché ti dico che ha mal interpretato? A parte la bellezza del luogo, che potrebbe essere non quantificabile, però possiamo quantificare una cosa, che è la presenza di una falda acquifera. Allora, come ci hanno scelto? Come prima potenzialmente idonei e adesso come idonei? Ancora non certificati, perché la procedura l'hanno allungata in maniera pure grottesca. Ci hanno scelto in base a dei criteri applicati su tutto il territorio nazionale, sanciti da una guida tecnica prodotta dall'ISIN. Purtroppo dovrò essere tecnico perché sennò non si capisce, cercherò di essere sintetico. Allora, questa guida tecnica 29, mette insieme dei criteri da applicare al territorio nazionale per individuare un luogo idoneo ad ospitare un deposito di smaltimento di rifiuti a bassa e molto bassa radioattività. Questo è il lavoro che ha svolto la Sogin nel 2014, ha subito varie revisioni. La Sogin ci ha avuto mandato dallo Stato italiano in base a una legge, la legge 31/2010, che è quella che noi come comitati contrastiamo fondamentalmente. Allora, sì, è un tema estremamente complesso quello che ci ha colpito. Allora, rifiuti a bassa e molto a bassa attività, che sono? C'è una narrazione che noi ce la mettiamo tutta per interromperla, che ci vede oggetto di accuse. Cioè, chi non vuole il deposito di scorie non vorrà più fare radiografie, PET, scintigrafie o usufruire della medicina nucleare. Non è proprio così. Perché se uno va sul sito del deposito nazionale prodotto dalla Sogin, si rende conto che il 60% dei rifiuti a bassa e molto bassa attività che verranno smaltiti nel sito individuato per fare il deposito nazionale viene dalle ex centrali nucleari e dagli impianti nucleari. Cioè un volume di circa 50.000 metri cubi di roba, viene da quella roba lì. Quello che viene dalla medicina nucleare è una minima parte, minima. Sta dentro un capannone, no, quindi questa narrazione è errata, però è stata costruita ad arte proprio per additarci come antiscientifici, come antiambientalisti, come antiprogressisti, come qualcosa di negativo. Ma non è così, perché proprio i documenti stessi certificano che la realtà è un'altra. Quindi si possono continuare a fare le scintigrafie, si possono continuare a fare le PET anche senza questo tipo di impianto, perché lo spazio ce ne sta. Poi, ritorno al discorso di prima, come sono state individuate queste aree? Applicando sul territorio nazionale i criteri di questa guida tecnica 29, che prevedono una serie di fattori escludenti e di approfondimento.
è stata fatta un'indagine non direttamente sul territorio, ma è stata fatta un'indagine bibliografica, hanno fatto sui documenti, qui non è venuto mai nessuno a verificare se c'era la possibilità. Tant'è che la Sogin, in base alla legge 31.010, ci ha offerto la possibilità di controdedurre ciò che ha prodotto. Noi abbiamo fatto le controdeduzioni, ma non sono servite a niente. E questa, ripeto, è la prova di un'applicazione errata dei criteri da guida tecnica Ventino. Per esempio, c'è uno dei criteri che dice che se ci sono falde acquifere superficiali o corsi d'acqua o comunque presenza d'acqua, l'area va esclusa. Noi qui ci troviamo a San Famiano a Lungo, cioè qui vicino a una chiesa, che in realtà nasconde una falda acquifera superficiale. Qui la storia racconta di un miracolo che il santo arriva, tocca il masso e esce l'acqua. Ma questa è la bellissima leggenda. Ma in realtà questa qua è una falda acquifera superficiale che la Sogin non ha considerato. Più su, 20 metri più su, c'è un pozzo che intercetta un'altra parte della falda acquifera, quindi dovrebbe essere escludente. Se a questo aggiungo che a poche centinaia di metri da qui e che costeggia tutta l'area, cioè il corso Rio Fratta, affluente del Tevere, cioè questa cosa comunque avrebbe dovuto portare ad escludere totalmente le aree. Anche perché c'è una cosa importante, la legge dice una cosa importantissima, che la legge sotto certi aspetti è fatta pure bene, che l'area che deve essere individuata e le aree che devono essere individuate devono avere la piena rispondenza di tutti i criteri. Basta che salta un criterio che l'area non è più idonea. Ma questo non è accaduto, perché noi che abbiamo fatto? Abbiamo mandato due tornate d'osservazioni alla Sogin, partecipando al seminario nazionale, anche partecipando personalmente al seminario nazionale, esponendoci, ma la Sogin ci ha rimandato indietro i documenti come se quello che noi abbiamo prodotto fosse carta straccia. Questa è la verità. Poi io adesso vorrò vedere, quando verranno qua, se sceglieranno una di queste aree, a capire come faranno. Gli aspetti ci stanno dei vari tipi. Noi abbiamo fatto osservazioni di carattere geologico, ma anche osservazioni di carattere archeologico, ma soprattutto osservazioni di carattere giuridico, perché abbiamo riscontrato che ci stanno delle discrepanze, delle incongruenze giuridiche, che prima o poi dovranno essere confrontate. Per esempio, fra poco verrà avviata la procedura di valutazione ambientale strategica, cioè verranno messi insieme tutti i fattori strategici di un territorio che possono prevedere se è possibile inserire un tipo di impianto o no. No, questo lo fa il Ministero dell'Ambiente, la valutazione. Allora, qual è il primo macro inciampo che incontrerà questa procedura ambientale strategica? Sarà la programmazione territoriale, cioè il biodistretto. Allora, so 10 anni che esiste un biodistretto qui, che biodistretto della via Merina e delle Forre. Ecco, scusate, per noi è biodistretto perché è nome affettivo, però la definizione precisa è biodistretto la via Merina e delle Forre. In provincia di Viterbo, che è quello che ha organizzato la manifestazione del 25 febbraio, è stato capofila, noi ci siamo associati tutti, è stata una bella festa. C'è stata grandissima partecipazione, ci è piaciuto partecipare e ci ha avuto un effetto, sicuramente, perché ha smosso delle coscienze. Perché, allora, ritornando alla valutazione ambientale strategica, allora, Quando verrà osservato il territorio nella valutazione, come faranno a dire che è possibile realizzare un deposito qui quando è certificato, è sancito che il territorio ha scelto un altro indirizzo? E noi infatti, proprio sulla scorta di questo, prima di arrivare alla valutazione ambientale strategica, non solo abbiamo detto no, abbiamo fatto anche delle proposte. Andate da un'altra parte. Ci sono delle aree perfette per fare deposito di scorie. Allora, su questo io sarei inviato rispetto a quanti siti hanno scelto nella provincia di Viterbo, okay, che è un po' paradossale. Allora, all'inizio erano 22 su 67, 22 aree potenzialmente idonee su 67 potenzialmente idonee, totali su tutto il territorio nazionale. C'è stata la scrematura dopo il seminario nazionale con l'elenco della CNAI, Carta Nazionale delle Aree Idonee, e da 67 aree potenzialmente idonee, siamo passati a 51 idonee. Però aspetta, perché quello dicevo prima della procedura grottesca, che qui è successo questo. È un casino trovare questo posto, perché chi è che vuole 100.000 metri cubi di scorie adattive? Fatte dalla Sogin in quel modo,
Nessuno vuole in superficie un deposito temporaneo di lunga durata di scoria alta attività. Capisci che c'è qualcosa che non quadra. Quindi devono sempre, in questi 3 anni hanno cercato sempre di correggere il tiro, di mettere a posto la questione. E ogni volta l'hanno messa a posto, hanno ingarbugliato le carte e la questione si allunga. E perché ti dico questo, che la questione si allunga? Perché noi abbiamo proposto alternative, che esistono alternative. Tant'è che Trino Vercellese, territorio che ospita una ex centrale nucleare, si è reso disponibile a prendere le scorie. Poi è successo quello che è successo, ci sono le elezioni in Piemonte, gli hanno detto state buono al sindaco di Trino, perché sennò ci fai perdere le elezioni, e quindi quello ha ritirato l'autocandidatura. 21, ho detto, 21 su 51. Sono diventati idonei, però ancora non so idonei, perché questa carta va ancora certificata dal Ministero dell'Ambiente e va soggetta a valutazione ambientale strategica. Quindi sarà un bagno di sangue, un casino. Allora, qual è l'alternativa che abbiamo proposto noi? Più volte, eppure in maniera autorevole l'abbiamo proposta. Andate, uno, aree industriali dismesse, come hanno fatto in Ucraina. Il deposito nazionale ucraino l'hanno messo in un ex petrolchimico, non sono andati a togliere i nocchieti o gli uliveti, o l'hanno messo a 500 metri da un paese, o hanno cancellato le case e delle attività. Hanno preso un'area industriale che non funzionava più, l'hanno riqualificata in quel senso. Oppure utilizzate le aree nucleari dismesse. Cioè abbiamo 4 centrali nucleari più gli impianti di produzione combustibile, impianti di stoccaggio combustibile che non funzionano più, riqualificate quelle, anche perché se la Sogine ci dice che loro hanno le caratteristiche tecniche per ingegnerizzare la sicurezza del deposito, oltre le caratteristiche del territorio, lo possono fare dove gli pare. Sì. Sì, sì. Allora. Allora, l'area del deposito è composta. Allora, per adesso hanno individuato delle macro aree, hanno individuato aree che rispettano, secondo loro, le caratteristiche della guida tecnica 29, superiori a 150 ettari. Perché superiori a 150 ettari? Perché il deposito nazionale occuperà una superficie di 150 ettari. 110 per il deposito di stoccaggio, di smaltimento, di stoccaggio per la bassa, di stoccaggio per l'alta attività e per lo smaltimento della bassa e molto bassa attività, più 40 di parco tecnologico. Ma costiamo a Gallese quanti? È uguale, sono 150 ettari, non cambia, per tutta Italia. Questo vale per sì, aree superiori a 150 ettari, poi dove lo andranno a fare sto deposito, prenderanno 150 ettari di terra e la spropriano. Questa è la procedura di esproprio. La procedura di esproprio è bagno di sangue. Sì. Allora, guarda, è semplicissimo. È molto semplice, ce l'hanno detto. Allora, se vuole intervenire il signore. Ciao, piacere, Rodolfo. Roberto, quindi. Allora, è un impianto composito questo qua, già che ha due siti, uno che dove smaltire scorie a bassa e molto bassa attività in superficie, un altro per lo stoccaggio temporaneo di lunga durata delle scorie ad alta e media attività, prevede due impianti differenti. Poi parleremo del polo tecnologico, del parco tecnologico. Allora, il sito di smaltimento delle scorie a bassa e molto bassa attività prevede l'estensione di una superficie di 10 ettari con 90 edifici in cemento armato composti da celle che contengono dei rifiuti, che contengono dei bidoni, che contengono altre 4 barriere, praticamente divise in 4 barriere, non sto a specificare tutto quanto, basta andare sul sito deposito nazionale, uno vede com'è fatto, e 90 edifici in cemento armato. Che poi, come una qualsiasi altra discarica, una volta conclusa questa operazione di raccolta di questi rifiuti, verrà coperta una bella collinetta, ci mettono sopra i fiori, sopra ci stanno le margherite e sotto c'è l'inferno.
tu hai visto quanto cemento armato hai visto qui? Zero. Qui non esiste cemento armato, qui ci sono le querce, ci sono gli ulivi, c'è il grano, c'è tutt'altra roba. Altra cosa invece è il deposito di stoccaggio temporaneo di lunga durata per le scorie ad alta attività. Temporaneo di lunga durata significa che la Sogin ha detto finché noi non troviamo il deposito geologico di profondità dove possiamo mettere in sicurezza per almeno 30.000 anni le scorie prodotte dalle ex centrali nucleari, noi stocchiamo lì per almeno 100 anni questo deposito. E è composto da 4 capannoni, da un ettaro ciascuno, con una fondazione che va in profondità 10 metri. Lì esce fuori il problema grosso. E questo problema grosso noi l'abbiamo messo molto in evidenza in un ricorso al TAR. Perché? Perché esce fuori il grandissimo difetto della procedura di individuazione. Che è successo? Questa è una storia paradossale che va secondo me raccontata. Allora, la carta è pronta nel 2014, la carta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare un deposito di smaltimento di rifiuti a bassa e molto bassa attività. Smaltimento di rifiuti a bassa e molto bassa attività. Arriviamo a novembre 2020, l'ISIN, cioè l'ente controllore della Sogin, pubblica la guida tecnica 30, che è la guida che serve per fornire le linee guida per la realizzazione di un deposito temporaneo di lunga durata per scorie ad media ed alta attività. C'è tutta una... esatto, esattamente, ma te la racconto la variazione qual è stata. Novembre 2020, esce la guida tecnica 30 che dice come fare questo deposito temporaneo di lunga durata per le scorie ad alta e media attività. Fa tutta una serie, un elenco di prescrizioni tecniche che non sto a dire, se uno vuole se la cerca su internet, e poi a un certo punto dice che taglia la testa al toro, che le aree individuate per il sito di smaltimento di scorie a bassa e molto bassa attività sono idonee per un periodo temporaneo di lunga durata anche per l'alta attività. Gennaio 2021, 5 gennaio 2021, pubblicano la carta delle aree potenzialmente idonee. Due mesi prima. Cioè, vanno a mettere in un ambito caratterizzato per determinate cose roba che non c'entra niente. Perché le scorie ad alta attività, non so come le scorie a bassa attività, è un'altra storia. Devono essere tenute in sicurezza, hanno dei sistemi di sicurezza particolari, hanno bisogno di cautele differenti, tant'è che sono pericolose per 30.000 anni. Pure pericolose dal punto di vista anche militare, potrebbero diventare un obiettivo. Esattamente. Quando si occupate, esatto. Come dici, l'Ucraina, sì. Se centrali nucleari o i depositi, c'è un problema, perché diventano un obiettivo militare. Sì, sono 17.000 metri cubi. Aggiungo soltanto una cosa, non lo trovo al volo, poi dopo. In riferimento a quello che state dicendo, quindi agli obiettivi militari, qua a 500 metri, ne abbiamo un altro obiettivo militare che è la centrale della SNAM, che è una centrale tra le più importanti d'Italia, se non la più importante, e quindi ecco, mi ricollego al discorso che facevate, è un ulteriore rischio che si potrebbe concretizzare, ecco, ok. Ok, sì, aggiungo un altro rischio, perché poi Gianni fa bene a rammentare poi tutte le cose che noi abbiamo osservato. 500 metri da qui c'è l'impianto di pompaggio della SNAM, a 1,5 km c'è la fabbrica romana esplosivi. Cioè, capisci che stiamo parlando di un contesto che non è ospitale. Sì, non è ospitale per questo. Poi, se poi ci vogliamo andare a mettere, che facciamo un esempio, no? E tu sei arrivato qua. Hai visto che ci sono dei prati, aziende agricole, nocchieti, uliveti, c'è un esatto. Allora, 150, esatto, noi andiamo a togliere 150 ettari di terra per fare deposito di scorie. 150 ettari di terra, considerate la proprietà agricola, perché un'area agricola non è un'area da riqualificare, non è che dice hanno preso un pezzo di terra abbandonato o un'area. No, no, qui la gente ci abita, ci lavora, ci vive. Tu mi stai a togliere dove vivo.
A noi ci dicono che siamo affetti dalla sindrome NIMBY, no, not in my backyard, io non lo voglio nel mio retrogiardino, non è così, a me me lo si mette dentro casa, un'altra storia, è un'altra storia completamente, non è che ce l'ho dietro casa, dentro, a me mi tocca andare via. Quindi 150 ettari, considerata la media della proprietà agricola qui della zona, che è dei 4 ettari e mezzo, se cancellano 30 aziende agricole, cancellate. Questa è una cosa gravissima. Che danneggia anche l'economia. Esatto. In più c'è da dire pure questo, no? Tu vedi qua, se tu te fai poi una ripresa dopo, vedi che ci sono presenze archeologiche, emergenze archeologiche. Qui fai un buco, te devi fermare. Nemmeno è conveniente avviare il cantiere, perché tu fai il buco, trovi la tomba, poi vai un pezzetto più là, trovi la cosa. La sovrintendenza ti ferma ogni 10 minuti. E noi lo sappiamo dove stanno queste cose, tant'è che gli abbiamo messo in osservazioni, attenti, perché qui ci sono delle emergenze archeologiche, non vi conviene mettervi qui a fare la cosa, conviene andare in un altro luogo. Questo è quello che abbiamo detto. Ecco, aggiungo un'ultima cosa sulla trasparenza, poi passo le parole ai colleghi di lotta. La trasparenza. La narrazione che ha messo in piedi il Ministero dell'Ambiente e la Sogin è quella lì che la procedura segue la massima trasparenza. Non è così. Non è così e noi lo ci abbiamo proprio sulla pelle che non è trasparente. A noi abbiamo dovuto fare due ricorsi al TAR, per chiedere gli atti che hanno portato alla trasformazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee alla Carta Nazionale delle Aree Idonee. Abbiamo chiesto come è stato possibile certificare le aree come idonee e come è stato possibile escludere altre, lo vogliamo sapere in base a quali motivi. Abbiamo fatto richiesta ufficiale al Ministero dell'Ambiente, allora, dicevamo della trasparenza, abbiamo fatto richiesta degli atti pubblici, atti che secondo la democrazia, secondo anche il buonsenso e secondo anche una convenzione stipulata dallo Stato italiano, la Convenzione di Aarhus, prevede la trasparenza negli atti pubblici, noi abbiamo chiesto questi documenti a Sogin e al Ministero. Sogin e il Ministero ci hanno detto di no. Ci hanno rifiutato questo accesso agli atti. Abbiamo fatto un primo ricorso al TAR nel 2022, Sogin ha messo un avvocato insieme al Ministero che ha detto noi gli atti non vi diamo. Ecco. E abbiamo perso ricorso al TAR. Il TAR ha dato ragione a Sogin. Gennaio 2024 abbiamo fatto un altro ricorso al TAR. Aspetta, poi te la dico, perché è sempre la stessa la motivazione. Abbiamo fatto una richiesta d'accesso agli atti, Sogin e il Ministero in una nota congiunta ci hanno detto gli atti non vi ridiamo. Quindi abbiamo fatto un'altra volta ricorso al TAR. Il 24 aprile è stato discusso e il TAR ha dato ulteriormente ragione a Sogin. Qual è la motivazione? La prima motivazione. Il TAR ha dato ragione a Sogin perché ha detto che la procedura ancora non era conclusa e quindi nel momento in cui sarebbe stata pubblicata la CNAI, la Carta Nazionale delle Aree Idonee, potevamo fare richiesta d'accesso agli atti e Ministero e Sogin ci avrebbero dovuto consegnare questi documenti. Noi, al 13 dicembre, quando è uscita la Carta Nazionale, l'elenco della Carta Nazionale delle Aree Idonee, abbiamo fatto richiesta d'accesso agli atti. Un mese dopo ci risponde Ministero e Sogin dicendo che questi atti non ci danno perché la procedura ancora non è conclusa. E noi ci siamo domandati, ma come non è conclusa? Avete pubblicato l'elenco della CNAI? Quindi dovrebbe essere conclusa. Quindi andiamo al TAR portando la stessa motivazione che il TAR ci aveva portato in precedenza, bocciando il nostro ricorso. Cioè la stessa era? Sì, la stessa. Dice, allora, l'altra volta ci avete detto che i documenti sarebbero stati disponibili nel momento in cui sarebbe stata pubblicata la CNAI l'hanno pubblicata, dateci questi documenti. Il TAR dice, no, la procedura ancora non è conclusa. Perché si concluderà nel momento in cui sarà conclusa la valutazione ambientale strategica. Quindi questi documenti ancora non sono definitivi. E quindi ci hanno bocciato un'altra volta. Quindi quello che dicevo prima, no, che ogni volta che vanno a mettere mano alla procedura assume sempre caratteristiche più grottesche. Esatto, quindi la trasparenza non esiste. Quindi se qualcuno dice che la Sogin sta seguendo un percorso trasparente, non è vero.
e noi ce l'abbiamo certificato sia nel seminario nazionale che nei ricorsi al TAR. Per caso oggi dice proprio apertamente, sia a noi che tramite i propri avvocati nel TAR, nel TAR del Lazio, il Tribunale Amministrativo Regionale, che i documenti non ce li dà fino a quando non decideranno loro. Cosa gravissima, perché i documenti ci daranno a giochi fatti. Io che ce faccio poi una volta che tu mi hai dato i documenti quando i giochi sono finiti? Che faccio più? Dovremmo fare la guerra, questa è la questione. Esatto, vabbè, credo di aver chiacchierato pure troppo, passo a Gianni. Sì, allora, innanzitutto, ecco, dal punto di vista dell'esposizione, diciamo, tecnica e per tutto quello che concerne il percorso che è stato fatto dall'inizio, quindi dal 2021 ad oggi, Rodolfo è stato più che esaustivo, è stato proprio precisissimo, dettagliato, eccetera. E, niente, allora ribadisco un attimino il perché abbiamo deciso di fare questa chiacchierata, diciamo, questa intervista in questo luogo, perché ecco, un luogo simbolo per tutti i gallesini, perché è un luogo a cui tutti sono affezionati per quanto riguarda proprio la storia che rappresenta e che potrebbe essere, ecco, uno diciamo dei siti dove potrebbe essere costruita questa discarica di scorie nucleari. Quindi, ecco, abbiamo deciso di farlo qua. A brevissima distanza comunque c'è anche l'oasi del WWF, che è un altro di quei luoghi, insomma, che paradossalmente sono stati comunque, diciamo, individuati. Noi abbiamo fatto la scelta, diciamo, di partecipare a questo percorso di lotta a gennaio, noi qui a Gallese. Fortunatamente, come diceva prima Rodolfo, pian piano, insomma, le coscienze stanno portando alla nascita di altri comitati sulla falsa riga di quello di Corchiano, che ha fatto un po' da capofila, e poi siamo accodati noi. Perché tutto questo? Perché praticamente dal punto di vista, diciamo, amministrativo è stato fatto, credo, il massimo che si potesse fare, quindi attraverso delibere, atti, è stato prodotto tutto quello che era possibile produrre per diciamo, provare a contrastare questa idea, diciamo, scellerata di scegliere la Tuscia con i 21 siti che praticamente facendo la Tuscia, per Tuscia chiaramente intendiamo la provincia di Viterbo, che praticamente supera il 50% di possibilità che venga, diciamo, ecco, costruito qua questa discarica. Perché scellerata? Perché chiaramente la Tuscia, quindi la provincia di Viterbo, già da anni ha fatto una scelta completamente diversa, nel senso che è un territorio prettamente agricolo, quindi ha fatto questo tipo di scelta, agricoltura sostenibile, e è paradossale che ci siano invece tutti questi siti individuati dalla Sogin. E, ecco, dicevo che tutto quello che è stato possibile fare anche e soprattutto dall'amministrazione qua di Gallese dal punto di vista burocratico è stato fatto. I cittadini di Gallese attraverso, diciamo, un percorso di assemblee e di sensibilizzazione della tematica sono ormai, possiamo dire, nella totalità informati, hanno preso coscienza e il livello, diciamo, di percezione del problema è ampio, e assolutamente sì. Noi all'atto costitutivo del comitato che abbiamo fatto attraverso un'assemblea veramente partecipata, forse storica, lo stesso giorno abbiamo avuto 150-160 adesioni, adesso non ricordo, ma insomma in percentuale proprio una grossa partecipazione. Sì, siamo assolutamente contrari nella stragrande maggioranza dei cittadini,
perché tornando al discorso, diciamo, ecco, a supporto dell'amministrazione locale, ma più in generale di tutte le amministrazioni, perché comunque tutti e 60 i comuni hanno fatto delibere in tal senso, quindi di contrarietà a questo. Tutti e 60 i comuni della provincia di Viterbo hanno deliberato in tal senso. Anche la provincia ha fatto lo stesso e poco tempo fa anche la Regione Lazio ha fatto stessa delibera, diciamo, di contrarietà, eccetera. Esattamente, ci stavo assolutamente a Valle del Tevere, stavo arrivando a questo, perché chiaramente io sono uno dei portavoce del Comitato di Gallese e quindi parliamo di Gallese, ma nella fattispecie è chiaro che quando parliamo di nucleare, quindi le problematiche che inerenti al nucleare, parliamo di vaste aree, voglio dire, noi qui siamo in provincia di Viterbo, ma a 15 chilometri inizia la provincia di Roma, a nemmeno 15 chilometri c'è la provincia di Rieti, c'è tutta la Valle del Tevere, c'è Terni, quindi insomma, ecco, è un problema molto molto più esteso, non è solo circoscritto, diciamo, nella Tuscia, nella provincia di Viterbo. E, ecco, tornando al discorso, diciamo, del comitato e dei comitati, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di supportare con azioni, diciamo, anche pratiche, quindi con manifestazioni, con qualcosa di più tangibile, di supportare le amministrazioni che hanno fatto tutto quello chiaramente che era possibile fare a livello istituzionale. Ma noi crediamo che se non c'è la mobilitazione, il supporto dei cittadini, della società civile, gli obiettivi sono molto più difficili da raggiungere. Ecco il perché. Allora, io, ok, adesso passo la parola a Roberto Cutegni, cittadino di Gallese. Niente, io volevo continuare il discorso che hanno fatto loro, portarlo nell'ambito, oltre che la trasparenza, come è stata illustrata benissimo, e anche nel discorso di quello che è stato fatto a livello, per esempio, il 24 di febbraio è stata fatta una grandissima manifestazione dove hanno aderito oltre 25, tutti quanti i comuni senza nessuna distinzione di colore politico. Questo è fondamentale, dove era presente la provincia, dove era presente la regione. Gianni, come dicevano loro, già insistono vari siti di importanza strategica e quindi non si può in un comune come Gallese di 2600 abitanti, dove prevalentemente c'è l'agricoltura biologica, dove si investe nel biologico, ma nella vita proprio reale di tutti i giorni, nel benessere, no? E del futuro dei nostri bambini, una situazione del genere. Ma poi da cittadino faccio una domanda a chi governa e comunque alla Sogin: per quale motivo dovrebbe essere installato a Gallese o comunque nella Tuscia, quando magari la centrale nucleare verrà fatta in Piemonte? Chi fa? Chi usufruirà? No, questo è semplicissimo. Posso... sì. Prego. Posso aggiungere, secondo me, qual è la motivazione? Poi voglio salutare che mi stanno aspettando tutti, oggi è una giornata convulsa. Allora, ho cercato, no, di rimarcare quali sono gli aspetti tecnici che hanno portato all'individuazione, e di aspetti tecnici io ne ho trovati pochi, perché applicando i criteri della guida tecnica 29 in maniera seria, le aree sarebbero totalmente escluse. Poi, se facciamo una valutazione ambientale strategica, praticamente potremmo dichiararci salvi da questa evenienza, perché non ci sono le caratteristiche. Aspetta, secondo me lo sai qual è il motivo? Allora, Roberto, giusto? Sì, Roberto ha anticipato, secondo me, quello che è il tema fondamentale. I rifiuti dove vanno a finire? I rifiuti vanno a finire dove non danno fastidio, dove c'è scarsa sensibilità, dove c'è scarsa popolazione. Come posso affermare una cosa del genere? A me me lo dice la Sogin, e me lo certifica la Sogin, che io posso dire la verità dicendo quello che ti sto dicendo adesso. Secondo me la scelta è politica.
dato che la scelta tecnica l'hanno sballata, dato che noi abbiamo portato delle controdeduzioni valide, certificate da professori universitari, certificate da professionisti estremamente qualificati, controdedotte in maniera ineccepibile. Esatto, basta uno dei criteri, no, la piena rispondenza della guida tecnica 29, non c'è, la piena rispondenza, non c'è nessuna delle aree, la motivazione è politica e politicamente qua noi siamo inconsistenti, 300.000 abitanti su un'area vasta, cioè meno un corpo elettorale che mi sembra di 160.000 abitanti, dalle ultime regionali saranno andati a votare 70-80.000 persone, quindi se fanno un danno qui, elettoralmente non lo sentono. Ecco, questo secondo me, sì, è un'analisi e ce la portiamo dal primo giorno. Politica e matematica. Tant'è, lo sai che succede? Che adesso noi parliamo di area potenzialmente idonea a ospitare rifiuti nucleari. 2 chilometri più qua c'è la richiesta per una discarica di rifiuti da 1 milione di metri cubi. Un'altra 2 chilometri più là, noi abbiamo fatto osservazioni su tutto. Rifiuti inerti, ma... facilmente si trasformano i rifiuti di un altro tipo. Ex cava tu. Cava San Silvestro. Prima. San Silvestro. Cava San... Sì, è dismessa. Esatto. Poi ce n'è un'altra, località Luciano, un altro 1 milione di metri cubi. Esplorazioni geotermiche tra Fabbrica e Carbognano e Caprarola, non per fare la corrente, ma per estrarre il litio. Quindi ci abbiamo, se parliamo proprio di trasformazione del territorio, quindi poi non parliamo di tutti gli impianti di fonti di energia rinnovabile che hanno messo sopra Viterbo. Esatto. E elettoralmente, no, politicamente, abbiamo questa inconsistenza. Questa secondo me è la ragione per cui hanno trovato 21 aree qui, perché ogni 3 mesi, 4 mesi bisogna partire con l'avvocato, fa ricorso a TAR contro la discarica di qua, la discarica di là. Quindi è questo secondo me il motivo. Politico, vabbè. Sì. Via, mi tocca il campo. Ciao. Forza.